grazie a tutti per essere qua, autorità civili, militari. Ringrazio con forza anche il capitano Cravotta, comandante della compagnia di Borgotaro, che è sempre presente a tutte le nostre iniziative. Grazie a tutte le persone presenti, a tutte le associazioni che sono presenti e ultimamente vedete tutti i loro stendardi che con noi negli ultimi anni collaborano, anzi possiamo dire il comune collabora con forza con le nostre associazioni. Di conseguenza grazie per la loro presenza, perché è indispensabile anche per la vita del tutto il nostro territorio, il nostro comune. Ringrazio la senatrice Saponara, eccola, e il consigliere regionale Emilia Nocchi. Siamo ad inaugurare quello che è la nuova sede, la sede ristrutturata del comune di Solignano. Abbiamo ritenuto che fosse un passaggio molto importante per dare un segnale a tutti i cittadini, a tutte le persone che vengono costantemente e quotidianamente per qualsiasi necessità usufruiscono del comune e delle sue strutture e attrezzature e persone. E adesso andremo a tagliare il nastro per entrare nel comune. Signor Sindaco, siete arrivati a finire praticamente il progetto che avevate in cantiere tempo fa. Sì. Avete inaugurato oggi i lavori fatti nel municipio e anche la sede della Protezione Civile. Esattamente, sì, abbiamo fatto questi due interventi, abbiamo oggi tagliato ben due nastri, perché era per noi fondamentale mettere, diciamo, riqualificare quello che era l'ambiente del comune, in modo che diventasse veramente la casa del cittadino, non che prima non la fosse, però adesso si presenta in un altro modo, si presenta in un modo più organizzato e sicuramente anche meglio per quello che è il tempo che i nostri dipendenti passano all'interno del comune e anche hanno modo così di ricevere in modo più decoroso i nostri cittadini, che la vedono e la devono vedere proprio come la loro casa. Ecco, speriamo che possa tutto funzionare nel miglior modo possibile, anche perché abbiamo rinnovato, abbiamo fatto efficientamento energetico per l'illuminazione. Abbiamo rinnovato completamente le reti interne dati, le rete dati del municipio, in modo che possa essere tutto più efficiente, e soprattutto abbiamo dato la possibilità alle persone diversamente abili di avere un accesso consono anche per loro, con un bagno e con tutto quello che serve per chi ha difficoltà nel muoversi. Perciò questi sono passi che sono fondamentali, forse arrivati anche molto avanti nel tempo, però erano indispensabili, e siamo riusciti a ricollocare tutto e ad organizzare nel miglior modo possibile quelli che sono i locali del comune. Dopodiché siamo passati alla inaugurazione della nuova sede, perché nella ristrutturazione del comune abbiamo inaugurato e sistemato anche la nuova sede della Protezione Civile. Abbiamo un gruppo di Protezione Civile molto coeso. Tutte le nostre associazioni sono coese fra di loro, lavorano insieme sempre, ed è bellissimo ed è fondamentale, lo dicevamo prima mentre facevamo i saluti e due parole, che davvero si dovrebbe togliere il distruggere la pandemia del Covid, ma allargare invece, diffondere il virus della collaborazione e del volontariato, perché questo nelle nostre zone e nelle zone di montagna in particolar modo è un passaggio fondamentale che serve per poter vivere nel miglior modo possibile da queste parti. Se non ci fossero i volontari, se non ci fosse la Protezione Civile, per noi amministratori, per qualsiasi sindaco, sarebbe una situazione molto difficile da governare. Infatti anche nel periodo Covid la Protezione Civile si è data molto da fare nel suo comune. Assolutamente sì, sono stati indispensabili e dir poco, sono sempre stati vicini a tutti i cittadini, sono sempre stati presenti in qualsiasi momento. Li ringrazio ancora, ringrazio tutti loro, ma anche a tutti i volontari dell'assistenza pubblica, che anche loro sono stati sempre presenti con le necessità, verso le necessità di tutti i cittadini. E la Protezione Civile, qualsiasi cosa, è stata indispensabile.
Benissimo, questo dipende molto anche da lei, perché lei praticamente è il presidente di questa protezione civile. Sì, è vero, io sono il presidente della protezione civile, ma devo dire che è una carica che rimane come tale, come essere sindaco. Se il sindaco ha tutte le responsabilità e anche per quanto riguarda il discorso protezione civile abbiamo un bel carico di responsabilità, però fortunatamente io ho anche un collaboratore che abbiamo ringraziato anche lui per tutto l'impegno che ci mette, Leporati Claudio, che è onnipresente. È grazie a lui che spesso va presso le aziende chiedere un aiuto, perché il nostro gruppo di protezione civile con le risorse che dà il comune non andrebbe molto avanti. Invece siamo potuti avanzare, crescere costantemente proprio perché abbiamo delle aziende sul nostro territorio che veramente ci danno tantissimo aiuto e donazioni e ci sostengono nell'acquisto di tutte le attrezzature. Claudio, oggi avete raggiunto un successo perché avete inaugurato la nuova sede della Protezione Civile Comunale, vero? Sì, questo per noi è un successo che è richiesto da tanto tempo. C'era già una stanza già da vecchio tempo qui, solo che era in disuso. Ci hanno, per un piccolo periodo di qualche anno, ci hanno messo di sotto in un altro edificio provvisoriamente. L'anno scorso e quest'anno, con la ristrutturazione del comune, ci hanno dato due stanze che sono tutte e due stanze attrezzatissime. C'è un atrio con un piccolo magazzino di indumenti, di vestiario, e di là c'è la sala radio dove si gestisce un'emergenza in caso appunto che c'è di necessità, insomma. Ascolta Claudio, adesso come numero di protezione civile in quanti siete? Siamo in circa una quarantina, siamo. E, sì, alcuni hanno già una certa età, però abbiamo già una trentina di volontari che sono attivi e già l'hanno dimostrato anche quest'anno, poi anche negli anni passati, che sono molto partecipi sia delle iniziative che facciamo di dei nostri servizi, di feste così, che anche in emergenza. Nel caso di emergenza hanno contribuito consistentemente, insomma, e soprattutto anche i giovani. Quest'anno, avendo 7 giovani nuovi, giovani volontari, abbiamo anche loro quest'anno hanno fatto parecchi servizi, soprattutto per l'antincendio. Abbiamo 3 giovani ragazzi della Protezione Civile di Solignano che questa mattina avete preso anche un attestato. Tu come ti chiami? Chiara. E da quanto tempo è che sei entrata in Protezione Civile? No, quest'anno. Quest'anno? Sì. Ti piace o no? Sì, è un bel gruppo. È un bel gruppo. Tu? Io mi chiamo Fabio. E da quanto tempo sei qua? Con lei un anno. Un anno? Esatto. E cosa ti ha spinto a entrare in Protezione Civile? E riuscire a dare una mano al mio territorio, in caso di emergenza. Benissimo, tu? Michele, anch'io sono da un anno come loro. E anche a me mi piace dare una mano al territorio dove abitiamo, cioè una mano. Bene, abbiamo visto sì che sono in effetti dei giovani e questo va molto bene perché i giovani sono il nostro futuro. Sì. Sì, io ci teniamo molto a coinvolgere i giovani perché saranno poi loro che ci porteranno avanti quello che abbiamo cercato di costruire in questi anni. E si spera di poter avere altri giovani ancora col tempo, però la cosa importante è cercare di coinvolgere le scuole. Infatti settimana noi abbiamo fatto mercoledì scorso, abbiamo fatto una caldarosta per scuole elementari, medie e anche l'asilo. E abbiamo cercato di far vedere anche loro, capire cosa vuol dire anche la protezione civile, che non è solo volontari che vanno in emergenza, ma anche si mette a disposizione della popolazione in caso che questa la richiedono, insomma, ecco. Anche per delle cose come le castagne, cose qua, per la festa. È importantissimo per questi territori di montagna, di colline, insomma il passaggio tra la collina e la montagna, gli investimenti, lo diciamo tutti, lo diciamo sempre, gli investimenti permettono alle persone di continuare a rimanere, a vivere qui in questi luoghi. Sappiamo che gli investimenti non sono mai sufficienti, ce ne sarebbero bisogno di molti di più perché sappiamo le esigenze della montagna, ma comunque sia i nostri sindaci cercano di lavorare al meglio con i mezzi che hanno. Questo lo vedete, l'impegno che mettono sempre a servizio del loro territorio, ed è fondamentale anche l'apporto delle associazioni, del volontariato, in questo caso la Protezione Civile, persone che si mettono a disposizione parte del loro tempo, delle loro giornate
al benessere comune. Sono territori questi che comunque possono avere delle problematiche dal punto di vista sismico, idrogeologico, ambientale, quindi è fondamentale anche avere un sistema di protezione civile forte e ben coeso e che abbia ovviamente anche delle strutture che possano permettere di operare nella misura migliore possibile, specialmente nei periodi magari di emergenza. Speriamo che non ce ne siano, speriamo tutti che questi investimenti possano comunque contribuire a mantenere le persone su questi meravigliosi territori che spesso, diciamo sempre, sono un po' dimenticati, perché ci vorrebbe proprio una sensibilità diversa, capire che le necessità di chi abita, vive in montagna sono servizi, sono strade, sono sanità, sono tante cose che abbiamo sempre detto in tante occasioni, però giornate come queste fanno comunque vedere, notare l'importanza che per i nostri sindaci è di mettere sempre la loro conoscenza, la loro possibilità anche di intercettare tutti quei finanziamenti che vengono anche dal governo e in altri casi possono venire anche dalla regione e dai fondi europei. Siamo davanti a un momento in questi prossimi anni che arriveranno nuovi fondi sia dall'Europa, c'è il settennato di fondi europei, sia dal PNRR. Ecco, credo che sia un momento straordinario questo per mettere a sistema tutte le nostre capacità e riuscire a realizzare quegli investimenti finalmente che potrebbero consentire di migliorare la vita in montagna e dare più servizi ai cittadini. Grazie a tutti per la presenza, grazie soprattutto al sindaco per questa inaugurazione, grazie a tutta la giunta e ai consiglieri che hanno lavorato, perché dietro a una inaugurazione c'è sempre un lavoro e c'è sempre un percorso. Un percorso che, come accennava il sindaco prima, è iniziato nel 2018 con una misura che è stata prevista nella legge di bilancio, appunto nella prima parte della legislatura, quando per intenderci era ministro dell'interno Salvini, e proprio dal ministero dell'interno sono giunti quei 100.000 euro che fanno parte appunto dei fondi utilizzati per la riqualificazione del comune, della nuova sede della protezione civile. Una misura che appunto aveva messo direttamente in collegamento lo Stato centrale con i comuni, stanziando a tutti i comuni del territorio italiano fondi in proporzione al numero di abitanti. Ecco, io per questo sono molto contenta di essere qui oggi, perché tra l'altro proprio di questo provvedimento e di questa misura ero stata allora la relatrice all'interno appunto della Commissione Affari Costituzionali. E quindi il sindaco ha colto al volo questa opportunità, è stato capace di aggiungere anche chiaramente grazie al contributo delle aziende del territorio che lui è sempre molto bravo a coinvolgere, e quindi insomma con questi fondi si è riusciti a fare un lavoro veramente importante per la comunità di Solignano, perché la casa municipale è la casa di tutti i cittadini, e quindi riqualificarla vuol dire invitare in qualche modo i cittadini anche a viverla. Ecco, questo è un pochino un messaggio che vorrei lanciare, perché sicuramente vivere la vita sociale del paese in cui si vive è sempre una cosa molto importante. Grazie al sindaco, che tra l'altro qualche settimana fa ha inaugurato anche a Rubiano la riqualificazione della chiesetta appunto di Rubiano, grazie anche a il campo da calcio, insomma, quindi è un sindaco che insieme alla sua giunta e ai suoi consiglieri sta tenendo il suo territorio vivo e lo sta curando in modo particolare. Questo è giusto, perché questi territori non devono essere abbandonati. Io sono consapevole del fatto che molte volte vengono a mancare alcuni servizi, però sicuramente un sindaco ha il compito di tenere appunto vivi questi territori, perché c'è anche da dire che in questi territori alla fine si vive bene, ecco, piuttosto che una grande città. Io vi garantisco che in questi territori si vive sicuramente bene. Ringrazio della presenza anche il sindaco di Varsi e di Albareto, che sicuramente a loro volta avranno anche loro usufruito dei fondi statali. E, tra l'altro, una misura che sta continuando nel tempo,
Che dire, grazie alla Protezione Civile, lo dico adesso perché dopo poi non parleremo più, anche per l'importante contributo che è stato dato durante il periodo del lockdown. Grazie veramente a tutti, buona giornata e buona inaugurazione. Tieni, questo è un passaggio importante perché è una grande chiave per un grande gruppo di Protezione Civile. Grazie ragazzi, grazie Claudio, grazie a tutti voi. Veramente forte, indispensabile e importante. Di solito ci regalano i fiori in occasione dei locali, eccetera, quindi in occasione dell'inaugurazione della ristrutturazione del comune abbiamo pensato come portare dall'Appennino a una cosa che abbiamo fatto insieme, quindi poi dopo vedrai, visto che il comune ha tolto dei quadri, sì, caso non dobbiamo metterne altri, sì, dobbiamo ripetere un'altra volta. Sì, tale. Abbiamo fatto il nuovo oggetto del comune, sembra a casa. Grazie Alberto, grazie anche proprio a tutte le associazioni, come sempre, un grande lavoro. Il nostro marchio approvato, insieme poi a Toschi, è stato una bella impegno, anche quello, un bel risultato. Complimenti e grazie per noi. Lo metteremo fuori in sala del consiglio. Volevo a nome mio e di Claudio e di tutto il gruppo di Protezione Civile, volevo ringraziare che le aziende, facendo l'elenco, come dice sempre Alberto, bisogna fare un elenco preciso perché dimenticarne uno sarebbe un disastro assolutamente veritiero. Allora innanzitutto sono in ordine non per importanza ma in ordine generico. Allora incomincio con la Costruzioni Grenti, che quest'anno in particolar modo ha donato il telefono satellitare, un'antenna amplificata, una radiolina digitale analogica. Il ristorante Il Ghiotto di Lambruschi Federico, che ha donato i borsoni e gli zainetti per i nostri volontari. Lady Selva di Rubini Michele, che tra spallet, elevatore manuale, potatore telescopico e le giacche antipioggia. Trattoria da Pippo di Oriano, le pile, il pile invernale, le pile, sì, il pile invernale. L'autogroup di Bernazzoli Paolo, la sommersa elettrica per le acque sporche. La Lincotec, che aveva già donato il nostro fuoristrada, il mezzo rosso, di colore rosso che noi abbiamo, che fa parte del primo mezzo che abbiamo messo a disposizione alla Protezione Civile, poi si è aggiunto il secondo mezzo che è stato acquisito in collaborazione con il gruppo di Protezione Civile di Parma e con il modulo antincendio e assieme delle risorse che sono state donate dalla Valtarese Foundation, dagli americani, in particolar modo all'interno della quale associazione c'è la famiglia Gabelli, che è originario di Solignano. Abbiamo anche da parte loro altre risorse che fanno parte di soldi che noi gestiamo con le Porati e con il gruppo proprio per la Protezione Civile. Dicevo perciò la Lincotec, che ha donato quest'anno il carrello centinato con l'idrovora completa di tubazioni, e naturalmente la bontà dell'Appennino con il gruppo elettrogeno, con la torre faro, quello che è un po' quell'attrezzatura che ha poi all'interno ci dà la possibilità di mantenere attivo il comune in caso di emergenza. Grazie, io direi che ci possiamo fermare. Ah, ci sono gli attestati. Di lui la Chiara Cavozza, eccola qua, brava. Ferrari Claudio, un po' più vecchio. Nicolati Michele. Sartori Fabio. Valenti Davide? No, non c'è. Serventi Erika? Non c'è? Sì, c'è. E l'ultimo è Serventi Giorgia.